Anima Fix Streaming Experience, benvenuti. Abbiamo due gentildonne come ospiti oggi e parleremo tanto di stop motion in animazione, direi, anzi quasi esclusivamente di stop motion. Abbiamo Beatrice Pucci in collegamento da Modena. Ciao Beatrice. Ciao. E Lucia Bulgheroni che ci parla addirittura da Città del Messico. Ciao Lucia. Allora, direi che vi do la parola per presentarvi un po' per quello che è, soprattutto come siete arrivati all'animazione, magari perché in particolare alla stop motion, se c'è qualche motivazione verso la stop motion di pupazzi animati. Direi che iniziamo in ordine di età e partiamo con Beatrice. Ok. Eccoci. Allora, direi che cioè io ho cominciato a fare animazione in stop motion, proprio la stop motion, proprio perché io vengo dalla scuola del libro di Urbino, quindi l'animazione disegnata ho cominciato a farla da quando avevo 14 anni. Ma ho cominciato a fare stop motion, cioè mi è entrato nella testa l'idea di poter intraprendere questa strada, quando proprio grazie ad un festival di animazione. C'è una retrospettiva all'epoca, nel 98, che fu a Pesaro, che si chiamava Animania, e io per la prima volta ho visto i lavori di Svankmajer e dei fratelli Quay. A quel punto Era Bruno Di Marino che aveva era fatto Bruno la direzione. Di Marino che aveva organizzato tutto, ma cioè, era una settimana per me, cioè io me la ricordo come una delle settimane che mi hanno segnato di più la vita come carriera, perché ero giovanissima, avevo 18 anni, e insomma, vedere tutto quel panorama lì a quell'epoca in cui internet non c'era, in cui potevi vedere solamente un certo tipo di animazione, per me è stato incredibile. Quindi vedo queste animazioni di Svankmajer e dei fratelli Quay e penso, questo è quello che voglio fare, perché io avevo già una grandissima passione nella costruzione di oggetti, pupazzi, eccetera, ma non avevo fatto il collegamento. Da quel giorno lì ho capito che tutti quei pupazzi, quegli oggetti, eccetera, potevano diventare miei attori. Cioè, parlare di stop motion nel 98 era difficilissimo, cioè nessuno capiva Beh, che cosa... considerando la situazione italiana, sì, anche perché Italiano, ovviamente, in ovviamente. Italia, cioè, c'erano già chi aveva sperimentato a iniziare da Fusaku Yusaki la plastilina, però diciamo che non c'è mai stato troppo. E c'erano delle serie televisive, però roba veramente ancora più antica, e comunque è vero che l'animazione italiana, fino a tutti gli anni 90 e anche buona parte del 2000 è stata improntata molto sulla più classica delle tecniche, cioè quella del disegno animato. Lucia, raccontaci un po' di te, anche come sei arrivata in Messico. Bello. Va bene, bene. Allora, l'animazione stop motion diciamo che è iniziata molto ingenuamente per me quando mi sono trovata a cambiare università. Stavo ancora studiando, stavo studiando allo Yulm, ho fatto mezzo anno, qualche mese, e poi ho iniziato a sentire la necessità di fare qualcosa di più pratico, no? Quindi ho lasciato lo Yulm. E stavo spostandomi allo IED di Milano, no? E in quell'estate mi annoiavo abbastanza pesantemente e degli amici che hanno una band musicale mi hanno chiesto di fargli un videoclip, no? E quindi ho iniziato, ho sperimentato con lo stop motion, con quello che potevo fare a casa, no? Con quello che avevo a disposizione. E ho fatto questo primo videoclip con dei pupazzetti che ho costruito io con la plastilina, i set fatti tutti col cartone nella mia cameretta. E quindi ho fatto questo video, mi sono innamorata della tecnica, no? Mi ricordo ancora i primi momenti in cui vedevo che funzionava quello che stavo facendo. E quindi l'emozione, no? E da lì poi ho voluto proseguirlo. Quindi allo IED poi ho studiato video, in realtà, video design, classico, videomaking, e sempre cercavo di mischiarlo con le tecniche di stop motion, quindi piano piano, diciamo che ho migliorato un po' la tecnica, continuavo a mischiarlo con i live action, finché poi ho studiato a Londra in modo più professionale, alla NFTS, il corso di animazione, di regia d'animazione, e
dove, diciamo, sono migliorata in qualche modo, finché ho fatto appunto Inanimate, 2 anni fa ormai, che ha avuto, diciamo, un ottimo successo. Sì, è interessante questo vostro background scolastico, tra virgolette, perché, allora, lo YED di per sé non è che per forza debba portare all'animazione o all'animazione stop motion. E la scuola di Urbino del libro, ovviamente, quello dice quasi la parola stessa, illustrazione, libro, eccetera, assolutamente, cioè, non credo, dimmi tu Beatrice se sbaglio, ma quanta animazione di stop motion con i docenti della scuola di Urbino avete fatto o accennato? No, io sono stata la prima persona che ha fatto, perché era un'esigenza mia, che ha fatto animazione in stop motion in quella scuola. Sì, io quindi... La prima, e poi non so se adesso c'è qualcuno che fa qualcosa, ma comunque la scuola è legata al disegno, quindi non si fa animazione stop motion. Sì, diciamo che forse l'unico posto dove si può fare qualcosa di questo tipo potrebbe essere il Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino, ma non è neanche, cioè, voglio dire, nel senso che anche i docenti del Centro Sperimentale comunque hanno, credo, un po' meno esperienza in quella tecnica che non nelle altre, ma si può immaginare che un... Quindi diciamo che in qualche modo all'interno della scuola avete lavorato quasi da autodidatte o subito dopo. Poi vabbè, Lucia ovviamente ha fatto il suo percorso alla Scuola Nazionale del Cinema e della Televisione di Londra, che ovviamente immagino abbia la classe di stop motion e compagnia bella, perché insomma siamo, quando usciamo dall'Italia tutto diventa più ampio, di ampio raggio, credo, mi pare, e poi comunque avrai scelto quella scuola proprio per quello, eccetera. Quindi diciamo che tu, Lucia, quindi hai fatto questo videoclip, che sarebbe bello poter vedere, ci sarà un link da cui si può vedere? Sì, eh? Sì, lo si trova su YouTube. Dopo ce lo darai. Dopo ce lo darai, dico, il link. Sì. Allora Beatrice, tu invece sono un po' di anni che stai già facendo dei film molto molto interessanti che sono abbastanza, in effetti sono abbastanza unici nel panorama italiano, pensandolo dagli anni 2000 in avanti. Hai da poco intrapreso un progetto particolare che è legato alle fiabe italiane di Italo Calvino, cioè a quella raccolta straordinaria che fece Calvino di fiabe prese sui territori, partendo dalla tradizione orale di ogni regione, per poi sviluppare tutto un discorso scritto da lui, cioè ritrascritto da lui sulla fiaba italiana in Italia, che ha dato alle stampe questo favoloso volume di fiabe italiane che sono divisi per regioni. Ci puoi raccontare un po' di cosa si tratta, a quale punto sei arrivata, quanti film ci sono già in questa direzione e via dicendo? Allora, ci sono, nella mia testa ovviamente ancora, ci sono 5 film che mi piacerebbe fare, che sono già stati scritti in qualche modo, che sono stati già rielaborati, eccetera, sulla tradizione proprio delle fiabe italiane, poi grazie a Calvino sono più conosciute, sono più note, perché lui ha fatto questo grandissimo lavoro di trascrizione. Allora, io ho realizzato la prima fiaba, che si chiama Le nozze di Pollicino, e qui c'è Gallo Cristallo. E, il progetto, sto lavorando alla seconda fiaba, che parla di... nella fiaba originale c'è questo principe Ranocchio, che deve sposare una rana, e ovviamente nella mia fiaba c'è tutta una rielaborazione di quello che è la tradizione orale italiana. Il progetto si chiama FLIP, tutto questo progetto di 5 fiabe popolari si chiama FLIP e sta per Fronte Liberazione Immaginario Popolare. Ovviamente è tutta una mia invenzione, no? Non c'è niente di tutto questo. Allora, vi presento innanzitutto. E allora, lui è Gallo Cristallo ed è il protagonista delle nozze di Pollicino. Lei è Gerda la rana ed è la protagonista della prossima fiaba, che, se diciamo, se tutto va bene, dovrei cominciare a girare quest'estate. Insomma, è un progetto complesso, è un progetto pieno di utopie,
Però, insomma, prima si diceva che se ho cominciato a lavorare con l'animazione in tempi non sospetti, quando non c'erano software adatti, quando non c'era niente che ti poteva aiutare su quella strada lì, diciamo che non mi spaventa niente, oramai non mi spaventa più niente, neanche intraprendere una strada come quella di realizzare cinque fiabe. Un momento, cioè già pensate 2 anni fa, ho cominciato a pensarlo 2 anni fa. E molto difficile da produrre, e comunque ti chiedi sempre a chi interessano le fiabe. Direi che insomma tu, Beatrice, hai fatto una cosa che a volte non è facile per gli animatori, ci sei già programmata fino alla pensione. I tempi dell'animazione, compresa quella di stop motion, ti sei già pensata fino alla pensione cosa devi fare, insomma, in poche parole. Lucia, visto che hai visto Beatrice, che pazza che è, un po' come te. Allora, Lucia, tu hai fatto questo Inanimate, che è di fatto il tuo lavoro di fine studi per Londra, e il film ha avuto un grande successo, quindi immagino, come tutte le cose che si fanno poi al di fuori dell'Italia, ti ha forse permesso anche di avere, cosa che, di cui Beatrice sarà molto curiosa, una serie di possibilità per un prossimo progetto, di avere anche forse dei finanziamenti o una produzione alle spalle. Che dà la possibilità, dici? E questo diciamo sicuramente, perché diciamo che ha avuto abbastanza successo, quindi sono stata approcciata da varie persone. Poi diciamo che l'unico progetto che era in qualche modo partito, che adesso chiaramente è in sospeso, era con il bando del MIBACT, che appunto ha dato dei finanziamenti per creare un altro corto con la tematica sulla violenza di genere. Quindi avevo iniziato un po' a lavorare su questo progetto, adesso è tutto in fermo, tutto in sospeso, in qualche modo per appunto la situazione virus. Però al di là di questo, ma non c'era nient'altro. Io comunque sto continuando a lavorare su altre storie, altri progetti, continuo a scriverle, cestinarle, riscriverle, ricestinarle. Sì, diciamo che ha dato vari contatti, poi è tutta anche una questione di come usare quei contatti e di usarli nel momento giusto. Devo anche sentire di avere un progetto che ha la giusta energia, no? Per essere realizzato. Alla fine, cioè nel senso anche se poi, se alla fine non ho nulla di concreto che da realizzare, il contatto rimane lì, non Dovreste viene. quasi congiungere le cose fra Beatrice e te e fare un bel progettone in due sulle fiabe italiane, magari mettere insieme 10 fiabe invece di 5, visto che raddoppiate le persone in corso. Cosa stai facendo comunque adesso? Cosa stai facendo con le tue manine d'oro? C'hai qualcuno da presentarci anche te? Ho delle faccette, sono delle teste, un corpo, allora il corpo ne ho soltanto uno che, vabbè, è proprio brutto ora perché lo sto Diciamo aggiustando. Ci sono dei pezzi. che ho qualche dubbio sui colori della maglione, però quello è una cosa che Perché? si vede. Ah no, per dire, visto che era brutto, devo trovare qualcosa che lo rendeva. No, no, è brutto perché è in pezzi. E poi ho delle facce qua. Sono tre faccette. Ma sto semplicemente giocando, eh. Quindi in realtà costruisco questi personaggi e devono ancora trovare un po' la loro Quindi storia, un po' il cioè, loro nella fase di motivo costruzione di personaggi ovviamente non stai animando nulla o stai già facendo degli stessi. di essere. Sì, si possono animare qualche, ma così, cioè Certo. cosettine, appunto con la luce un po' naturale, o le luci che ho a casa, o qua una camera, o multiplane, fatto un po', assemblato un po' così, e appunto ho un'area della casa che posso oscurare, si vede un po' di là. Quindi ho, diciamo, la possibilità di animare delle piccole cose, non posso, non ho un set reale, uso la scrivania come set, questo, in realtà queste limitazioni possono aiutare la creatività, no? Difatti sto un po' giocando, adesso sto appunto aspettando di aggiustare questo corpo, gli si è rotta un'anca, poverina, però appena la
sarà di nuovo in forma, posso animare degli altri pezzetti, fare esperimenti più che altro, proprio dei giochi sperimentali. Allora, intanto ricordo che anche per chi ci sta seguendo, che voi in realtà siete tutte e due, anche se ancora non è uscito, ma uscirà prestissimo perché è tutto pronto, su Animazioni 6 con i vostri ultimi lavori, appunto Le nozze della Beatrice Pucci e l'Inanimate di Lucia, e quindi vi incontrate anche lì all'interno dello stesso DVD. Ovviamente per Lucia è la prima volta, invece Beatrice è stata ospitata altre due volte nelle raccolte di animazioni. Noi seguiamo il lavoro di Beatrice, non dico dall'inizio, ma comunque da un bel po' di tempo, e quindi ci piace avere della bella stop motion italiana che si possa mettere in campo. Ma io stavo pensando a una cosa buffa, magari. Fatevi una domanda fra di voi. Non so se avete delle curiosità, se volete, non siete obbligati perché ci mancherebbe altro. Però visto che lavorate sullo stesso, avete i vostri pupazzetti, giochetti, tutte le cose, i bambolotti, no? Come si dice, come non lo so, se c'è qualcosa sulla costruzione. So che, per esempio, la costruzione dei pupazzi, le armature in particolare, sono una cosa di grande difficoltà, perché farsene in casa da soli è sempre possibile, ma è chiaro che mette in campo tutta un'altra serie di questioni. E poi ci sono le armature già fatte dai professionisti che vendono appunto questi materiali, che però, se non vado errato, costano un sacco di soldi. Questa è una cosa pericolosa che tu stai facendo, perché potremmo non finire più. Ah, ma vi blocco, io so, È una cosa il pericolosissima. pulsantino del pausa del stop recording, quindi no. Cioè, potrebbe partire una discussione di quelle, ma come la giri tu quella vite? Cioè, questa roba qua. No, però un attimo per rientrare un po' anche nel merito, diciamo proprio effettivamente nel quello che è il corpo, perché allora l'animazione con la plastilina più o meno si immagina, anche se pure la plastilina ha bisogno di tutta una serie di cose se vuoi lavorare sulla tridimensionale veramente, non fare un lavoro di basso rilievo sul piano luminoso, come fa per esempio Isabella Pulcinska, che farà parte anche lei di questi appuntamenti di Animafix Streaming Experience, eccetera. Quindi diciamo che la struttura è quella che ti permette di animare più o meno bene la tua creazione, immagino, perché più è raffinata la struttura, più riesci a fare movimenti fino ad arrivare al movimento delle dita, addirittura delle falangi, falangine, falangette, in quelle più sofisticate, se non sbaglio. Andate. Sì, comincio io o cominci Sì, tu? Ecco. comincia te. E allora, tu usi le armature, cioè te le fai tu oppure le usi quelle già comprate, eccetera? E poi com'è fatta quella pellina che hai? Sì, allora le armature io in realtà preferisco quelle comprate perché le trovo più affidabili. E l'armatura di Caterina di Inanimate era perfetta, la adoravo. E era da un'azienda inglese, era stata comprata. Questa invece è fatta, diciamo, non è, fa è fatta da in modo più amatoriale, non l'ho fatta io, l'ho comprata. Però si sta già rompendo, quindi è un problema. È importantissima l'armatura. Se ti si spacca che stai animando, non è carino, diciamo, perché lì ti va, cioè, devi buttare tutto lo shot praticamente. È difficile, cioè, si può recuperare o lo tagli, però diciamo bello, è problematico se si spacca mentre si anima. E invece questa pelle è fatta Fatela rivedere. di questo materiale, è super scalpi, Ah, sì, ok. è di colore naturalmente questo, come un rosa pallido, però in realtà ho scoperto qualche mese fa che ci sono anche altri colori. In realtà pensavo che fosse l'unico, che fossero soltanto grigio e questo rosino, in realtà ci sono Nel altre formatore tonalità. professionale la confezione ha un gran bel suono. Per me, che interessante. Beh, Beatrice, allora tu hai iniziato, però hai posto poi la domanda a Lucia. Tu invece come lavori con le armature? Facciamo un po', cioè tu hai lavorato in maniera diversa a seconda dei film,
a seconda delle possibilità, o hai sempre costruito tu? Cioè, raccontaci un po' quello che è la tua esperienza con l'anima, l'anima se movibile delle tue creazioni. Dice a me, giusto? Sì, di battaglia. E, no, io me le devo costruire. Cioè, nel senso, io non ho provato a comprarle, eccetera, anche spendendo dei soldi, ma non ci riesco perché hanno dei movimenti standard per me e mi sembra di non conoscerli. Cioè, quando comincio a muovere, mi sembra di non conoscere i pezzi. Sì, è vero, è un problema quando si rompono le cose, però cioè, è anche vero che si possono smontare i pezzi. Cioè, io faccio delle armature a incastro, in modo che se mi si rompe un braccio, io ho l'altro braccio sostitutivo e lo posso mettere, cioè mi progetto prima tutta l'armatura, in modo che può essere divisa a pezzi, anche la testa è smontabile e tutto il resto. E adesso vi faccio vedere un'altra testa. Anche qui c'è un pezzo di tubo quadrato che la posso infilare. Questa è la pelle originale, stesso poliuretano espanso. Poi io utilizzo tutta una serie di materiali che sono diversi perché sono diversi a seconda delle cose che delle storie che devo raccontare. Cioè questo qui che era una rana mi serviva un'altra, cioè un'altra pelle, un'altra cosa. Lucia? Posso chiederti in che senso le fai assemblabili? Cioè, nel senso, hai per caso un... Perché mi interesserebbe un sacco imparare in realtà a farle, cioè costruirmele da me anch'io, come... però che siano efficienti, che funzionino bene. Stavo provando giusto qualche giorno fa, però poi mi sono bloccata perché non sapevo bene come. Allora, Ovviamente non voglio entrare, signore, siccome sto parlando con Arriva le fuori un cose attimo. neanche svegliate dei segreti che siano protetti da qualche brevetto che siete state per fare, quindi poi qualcuno possa copiare. Quindi se volete ci fermiamo anche qua, parliamo Ho di film, fatto tutto no, in privato poi. che Ma a me poi due arriva questo scambio. sì, comunque sono, cioè, il disegno tutte le parti con le misure. Cioè, di solito lo faccio con InDesign, poi taglio tutti i pezzi di alluminio, tutti i tubi in ottone, li assemblo con la Milliput, a volte per farli stare fermi. E poi, cioè, nel senso, i tubi quadrati in ottone ovviamente sono di diverse misure, in modo che li posso mettere a baionetta in qualche modo, lo posso tirare fuori, però c'è uno studio comunque, cioè, abbastanza lungo per fare questi che si smontano tutti, insomma, in qualche modo. Poi comunque c'è la parte legata anche al rig, c'è la parte anche, ci sono delle viti nei piedi, in modo che puoi mettere il tavolo, cioè puoi usare il tavolo con le viti. Insomma, sì, anni e anni di pupazzi che si sono spaccati, eh. Anni e anni di pianti durante le riprese. Beh, sì, tra l'altro immagino che da imago al film che stai facendo avrei fatto dei passi non da poco, Beatrice, avendo fatto tu nel frattempo altri due o tre film di quelli, diciamo, nella tua filmografia ufficiale, più altre collaborazioni anche con film, con parti animate per film di fiction, come hai fatto tu. Quindi immagino che anche tu abbia sviluppato anche una competenza sul campo che sicuramente Lucia ancora non ha. E che è interessante perché appunto non è neanche, non è proprio neanche il lavoro dell'animatore. Cioè, l'animatore, una volta è chiaro, cioè tu dici, Beatrice, non mi trovo con quelle comprate perché in fondo tu hai bisogno di creartele da sola, in qualche modo, di animarle tu con le tue mani prima di arrivare a poterle animare veramente sotto le riprese della camera che fai fotogrammi. Quindi c'è un lavoro di artigianato precedente che precede di molto anche l'animazione, che è un po' come anche pensare alle scenografie, ai background, eccetera, che magari si muovono un po' meno, ma a volte hanno anche bisogno di muoversi e bisogna costruirli da soli o in compagnia di qualcuno ovviamente che è capace di farlo. Però che io sappia, tu lavori parecchio da sola, però hai collaborato anche con
in parte con delle scuole, no? Cioè, hai fatto dei lavori collaborando con gruppi di persone che ti hanno aiutato nel creare gli ambienti. Sì, Beatrice, dicevo a te. Sì, allora per Soil is Alive avevo lavorato con l'Accademia di Urbino, con gli studenti dell'Accademia di Urbino di scenografia e con loro avevamo costruito questo set che era molto grande. Io avevo bisogno dello spazio di qualcuno che mi aiutasse e poi è venuta fuori questa opportunità dei ragazzi super bravissimi, è stato molto bello e divertente. Abbiamo costruito questo set 2 metri per 3. E questo set enorme con tutti gli alberi, tutte insomma enorme per me perché io lavoro sempre in spazi anche molto piccoli. E quindi sì, diciamo, quello è stato l'unica volta, no, non è vero perché anche per il film per l'inserto animato che c'è dentro il film di Alina Marazzi, io lì ho lavorato con degli studenti, avevo degli stagisti però della Scuola del Libro di Urbino, ancora vivevo nelle Marche. E sì, mi hanno aiutato loro a costruire le parti del set più che altro, sempre pupazzi e animazione ho sempre fatto da sola. Ok, guardavo che mi arrivavano degli avvisi che avevo, insomma, siamo senza limiti perché se no ogni mezz'ora stop, però no, il limite ce lo diamo noi e non siamo molto lontani da raggiungerlo. Lucia, in Animate vuoi raccontarci un po' com'era, non so se esiste un trailer di, no, un making of, scusa, il trailer ovviamente esiste, c'è un making of di Inanimate? Sì. E si può trovare in rete o ci dovrai dare il link? Vi do il link. Ma ci puoi raccontare intanto così, con parole tue, com'era a scuola, come ti sei organizzata, come si è organizzata la scuola? Io non conosco la scuola se non per i risultati finali, quindi non l'ho mai vista come si è attrezzata, eccetera. Ma ci vuoi raccontare un po' com'era la scena Sì. della stage, sì, dell'evento? Allora, la scuola funziona ha un corso di durata di 2 anni, no? Il primo anno è strutturato a allenarsi, sperimentare, fare piccoli corti, esercizi, no? E il secondo anno è tutto dedicato al graduation film. Ci sono 8 studenti per corso e i corsi coprono tutte le discipline, quindi il mio corso si chiamava Regia di Animazione. E poi ci sono cinematografi, production design, suono, musica, montaggio, produzione, no? E quindi per il graduation film vengono creati i team, no? Quindi ogni studente viene appaiato con quelli degli altri corsi, no? All'inizio del progetto. Così sono E solo di animazione o anche di fiction? Okay. anche di fiction, e documentari, e videogames, e TV, di Sì, diciamo, è tutto. una scuola tout court dedicata all'immagine e al cinema. Esatto. E quindi diciamo che prima si è creato innanzitutto il team, quindi sono stata appaiata a uno studente del corso di produzione, a un producer, poi a un montatore, a un cinematographer, a una production designer e quindi si era creata già questa piccola famiglia. E poi abbiamo fatto un 3 mesi di pre-produzione per chiudere l'animatic, lo storyboard. E abbiamo iniziato a costruire i set che era, credo, marzo, aprile dell'anno di graduation e abbiamo impiegato 9 mesi, credo, di animazione in cui diciamo che tutto il flusso era abbastanza aperto perché il mio animatic era, diciamo, fisso, sì, stava lì, però spesso cambiavamo le scene in corsa, no? Ne aggiungevamo, ne toglievamo. Quindi diciamo che tutto il team si è un po' adattato a cambiare, a trovare soluzioni all'ultimo momento. E anche perché diciamo eravamo abbastanza lasciati, cioè nel senso sì, avevamo tutor, controlli sempre abbastanza rigidi, perché per la scuola è importantissimo che tutti gli studenti finiscano in tempo, però per trovare le soluzioni eravamo un po' lasciati a noi stessi, no? Quindi anche molti set in questa scena famosa del finale in cui si vedono tutti gli animatori, tutti i set, l'abbiamo costruita a tempo lampo, riprendendo alcuni set vecchi da vecchi altri film che stavano tirando la spazzatura, no? Quindi abbiamo riadattato
prendendo letteralmente questi pezzi dall'immondizia, perché non avevamo più budget sostanzialmente, quindi dovevamo arrangiarci anche con quello che trovavamo e con quello che c'era e con aiuti della scuola. Quindi è proprio un'opera anche di diciamo, collaborazione e empatica anche tra tutti gli altri studenti. Sono arrivata ad aiutarmi gli altri animatori del corso, quindi è anche un'opera molto in amicizia in qualche modo. È stata un'esperienza bellissima, molto divertente Che adesso anche. forse si ripeterà però in maniera un po' più solitaria, o chi se lo sa, poi dipende anche da che tipo di progetti verranno presi in considerazione. C'è stato un lavoro di post-produzione lungo e abbastanza complesso, o quasi tutto è stato realizzato nella fase di ripresa della stop motion, Lucia? Quasi tutto in ripresa. Di post-produzione c'è soltanto la parte di suono e Sì. musica, che ha preso un mese o due, dove la mia sound designer ha fatto tutto il Foley, chiaramente, e il mio compositore lo voleva riprendere con l'orchestra, eccetera, eccetera. Però no, di effetti, non c'è praticamente nulla. C'è stato giusto un po' di clean up, no? Per togliere i righe, un po' di imperfezioni e basta. Tutti gli effetti speciali, diciamo, sono in camera. Beatrice, tu hai molta post-produzione quando fai i film, non più di tanto, c'è cioè giusto una pulizia delle immagini, forse? Sì, giusto una pulizia dell'immagine, anch'io togliere il rig e poche altre cose. Sì, anche io faccio tutto in ripresa, cioè il lavoro di post-produzione è. Cioè, nel senso, io cerco di farne il meno possibile perché è un lavoro importante, poi alla fine me ne occupo molto io e anche una mia collaboratrice, però siamo in due, cioè diventa poi un massacro. Quindi cerco di non. Anche l'utilizzo delle viti nei piedi per me a volte è fondamentale. Bene, gentilissime fanciulle da una parte all'altra dell'oceano, io vi ringrazio molto per questa partecipazione, spero che il pubblico sicuramente sarà interessato a vedere anche queste belle cose, a sentire queste belle parole. E vi ringrazio molto, ciao Beatrice e ciao Lucia. Grazie Ora a te. stop.